150 gol segnati in 8 anni. È questo il biglietto da visita esibito da John Charles al suo arrivo a Torino. Il Leeds, squadra presso la quale milita, lo cede alla Juventus nell'estate del 1957, quella della grande rifondazione voluta da Umberto Agnelli. L'attaccante gallese ha 26 anni e nel pieno della sua maturazione agonistica e porta con sé i pregi del football britannico e l'appellativo The King. John costa una cinquantina di milioni in meno di Omar Sivori. È una cifra comunque alta, che si accompagna alle grandi aspettative nei suoi confronti. Come è successo in altre operazioni di mercato nel corso del tempo, la Juve riesce ad aggiudicarsi un bomber che è già una certezza bruciando la concorrenza, rappresentata principalmente dall'Inter. John si fa subito voler bene, ha un carattere affabile e a vederlo in campo con la sua generosa atletica e un fair play fuori dal comune diventa immediato a segnargli il soprannome di Gigante Buono. Travolgente nelle sue discese, rappresenta il punto di riferimento di ogni manovra. Di testa è potente e preciso e soprattutto, qualità rara a vedersi, ha una capacità di alzarsi in volo restando in aria una frazione di secondo in più del diretto controllore. Una sospensione che permette a Charles di decidere dove piazzare il pallone, nella porta avversaria o a favore del compagno di squadra, spesso rispondente al nome di Omar Sivori, che coglie con uno sguardo immediato le sue intenzioni. Gli inizi alla Juventus di John Charles sono folgoranti. Nel primo anno conquista il titolo di capocannoniere della Serie A con ben 28 gol in 34 incontri. Sono numeri che spingono la squadra a raggiungere un grande traguardo quale la conquista della prima stella e che si ripetono per altre due stagioni, tanto che nel 1959 il bomber gallese sale sul podio del Pallone d'Oro, preceduto da Alfredo Di Stefano del Real Madrid e da Raymond Kopa dello Stade Reims. Nel 1960, con 23 reti, chiude al terzo posto della graduatoria dei marcatori della Serie A, preceduto dal compagno Sivori e dal fiorentino Amrin, uno svedese passato anch'egli dalle parti della Juventus per una breve esperienza. Complessivamente sono 5 le stagioni trascorse in bianconero da Charles prima del passaggio alla Roma, dove si ferma un solo anno. Chiude la sua avventura a Torino, lasciando un vuoto incolmabile per un po' di anni e con un bottino di 109 reti segnate in 186 incontri. Quando è scomparso, il 22 febbraio del 2004, Giampiero Boniperti ha offerto una testimonianza toccante di cosa sia stato giocare e vivere insieme a lui. Era una persona straordinaria, ha detto il presidentissimo, per le sue qualità umane direi un extraterrestre. Per capire chi è stato John Charles, basterebbe raccontare le prime partite che lo hanno visto all'opera in bianconero. Mai adattamento di uno straniero è stato più rapido e sorprendentemente positivo. Va in gol subito, al debutto contro il Verona nella prima giornata di campionato. La domenica successiva, nella prima trasferta, è una sua rete a decidere la sfida con l'Udinese. Si conferma con il Genoa, si prende una piccola pausa nelle due giornate successive e riparte come un treno nel derby.
È suo il sigillo che permette alla Juventus di ribadire la supremazia cittadina. Due settimane dopo, di fronte all'Inter scattata in avanti con un gol di Lorenzi che gela il comunale, è ancora lui a sferrare l'1-2 che capovolge la situazione prima del definitivo 3-1 di Sivori. Sono presupposti che giustificano grande ottimismo, rafforzato con la continuità delle prestazioni e alcuni exploit rilevanti, quali le tre triplette ai danni di Atalanta, Sampdoria e Lazio nel primo campionato. Dopo il primo scudetto, la macchina da gol Charles si conferma ad altissimi livelli. La pagina più memorabile della sua carriera in bianconero resta la finale di Coppa Italia con la Fiorentina, giocata il 18 settembre 1960. La gara ha come scenario lo stadio di San Siro. La Juve arriva alla sfida, forte della conquista del suo secondo scudetto in 3 anni. Il primo a mettersi in luce è proprio Charles, autore di una straordinaria progressione. Sul suo assist, Sivori di testa impegna Sarti. Omar ha voglia di farsi notare, ma non è lui l'eroe di giornata. Al 9° minuto è Charles a portare in vantaggio la Juve con una conclusione da fuori di straordinaria potenza. Poco prima dell'intervallo, la Fiorentina pareggia con un'efficace conclusione al volo da parte di Montuori. I viola nel secondo tempo appaiono in difficoltà. Si combatte su ogni pallone e ancora una volta è Charles a provare la botta da fuori, parata con qualche problema. C'è poi un episodio che incendia la partita. L'arbitro Righi decreta un rigore per la Juve per fallo sull'imprendibile John, ma poi, su segnalazione del guardalinee, cambia idea. Al quarto d'ora, la Fiorentina si porta sul 2-1 con un tocco sotto misura di Da Costa. Sivori non accetta la nuova situazione e si fa cacciare per protesta. Charles si inventa il gol del pareggio. Fa tutto lui ed è un capolavoro. Si va ai supplementari e Boniperti a salire in cattedra. Dopo un suo tiro parato da Sarti, un'altra conclusione deviata da Orzan si rivela vincente. Juventus 3, Fiorentina 2. La Coppa viaggia per Torino.